Con il tavolo delle ali per il ponte della Sicilia orientale, che il Ministero sta realizzando, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta realizzando con il supporto operativo della RAM, la Sicilia orientale guadagna in metodo per poter pianificare le infrastrutture, per poterle realizzare e per poterle finanziare con l'utilizzo anche dei fondi comunitari. È un metodo partecipato che vede coinvolto tutto il territorio, tutte le istituzioni, i partner economici e sociali, alla ricerca di accordi che servano prima di tutto ad individuare le opere che sono ritenute prioritarie, poi a segnalarle in documenti strategici che man mano nel tempo vengono a svilupparsi, ad affinarsi, a modificarsi anche in base alle mutate esigenze del territorio e quindi anche a consentire un utilizzo dei fondi comunitari e delle risorse nazionali da aggiungere eventualmente per poter dare concreta attuazione e anche veloce attuazione alle opere necessarie e quindi consentire in tempi rapidi di dare quelle risposte che il territorio